Allora mi dicono che possiamo iniziare. Buongiorno, anzi a questo punto buonasera a tutti, visto che siamo già nel pomeriggio. Io sono Sebastiana Nobili e sono molto contenta di essere anche onorata di essere qui a presentare una collega come Carlene Keane, che viene dall'University College di Londra. E tra l'altro Catherine Keane, oltre ad essere una famosa studiosa di Dante, è veramente una studiosa che lavora fra Italia e Inghilterra, perché adesso dirige un importante programma di scambio di cui stavamo parlando, una laurea a titolo congiunto fra Ca' Foscari di Venezia e appunto l'University College London, per cui gli studenti che seguono questo corso poi hanno una laurea in lettere in Italia e una laurea anche in Inghilterra. Quindi. E quindi insomma la collega è abituata a lavorare e a fare incrociare, no, le diverse tradizioni, anche le diverse università, i diversi mondi, perché i sistemi universitari sono differenti anche in Europa, è importante farli dialogare. Dialogica è la sua formazione, si è formata, ha fatto anche laurea, dottorato a Cambridge, e ricordo solo fra i suoi lavori più importanti Dante and the City, che è un libro importante dove tra l'altro è tematizzato non solo la città ma l'esilio di Dante, che poi è diventato così importante negli studi più recenti, e poi un bel volume che ha curato insieme a Giulia Gaimari, Ethics, Politics and Justice in Dante, è proprio appunto studi dedicati a ampi temi che non riguardano solo la commedia ma l'intera produzione di Dante. Oggi le lascio subito la parola perché parla, ci legge, ci commenta un canto importante, un canto che tra l'altro a me è molto caro perché amo molto il Purgatorio, che è il canto 14° del Purgatorio. Ti do subito la parola perché poi magari alla fine, se ci saranno domande, certamente io ne avrò, da me e dal pubblico, approfitteremo di questa occasione per rivolgertele. Grazie. Allora, grazie per l'introduzione, sono davvero molto lieta e molto onorata di trovarmi qui alla Società Dantesca Italiana a offrire un mio intervento in questo ciclo di letture dantesche così famosa, storica, importante. Veramente un privilegio essere qui stasera. E anche a me il canto 14° del Purgatorio è molto caro, anche se forse non è uno dei canti più rinomati della commedia. Teologicamente, il canto fa parte della lunga sequenza dedicata al peccato dell'invidia, che inizia nel canto 13° e termina intorno al verso 39 del canto 15. E adopero questa espressione intorno a quel verso perché il passaggio dalla cornice degli invidiosi a quella degli iracondi è molto prolungato e durante la salita al terzo girone del Purgatorio Dante personaggio e Virgilio mantengono un dialogo sull'operazione della carità divina, che è strettamente collegata a quello che emerge nel nostro canto di stasera, nei discorsi con gli invidiosi sulla mancanza di generosità, di fratellanza, di considerazione nelle loro comunità di origini. E questa conversazione si collega ai temi del Purgatorio 14, e si porta avanti fino a quasi alla metà del 15° canto. Quindi è diciamo che la considerazione dell'invidia produce una serie di discorsi molto estesi. All'interno del canto 14, in effetti, le riflessioni delle ombre con cui Dante personaggio entra in dialogo si concentrano su argomenti politici e
come con la figura di Sappia nel canto precedente, gli spiriti di questo canto si rivolgono principalmente all'analisi delle rivalità e della violenza negli affari politici delle regioni italiane provocate dall'invidia. Il canto si divide quasi simmetricamente in due metà dedicate all'indagine della decadenza politica di due regioni, la Toscana e la Romagna. Dopo una prima riflessione sulle fortune politiche corrotte e violente della regione di nascita del Pellegrino, il canto prosegue con il resoconto da parte di un'ombra romagnola dei guai della propria regione. E quasi l'interezza del canto è dedicata alle due lunghe orazioni pronunciate da questo commentatore semicontemporaneo a Dante, con brevi scambi supplementari o con il proprio compagno o con Dante Pellegrino. Quindi tutto si concentra in una riflessione molto estesa sull'attualità politica e morale dell'Italia duecentesca. Alla fine del canto, comunque, la prospettiva si allarga per far spazio a riflessioni più universali sulla natura dell'invidia. Questo avviene prima nella presentazione di due esempi istruttivi dell'invidia punita, che si manifestano come sempre come per porre un freno, per dirlo con Dante, un freno penitenziale alla tendenza peccaminosa di questa cornice. In questo caso si tratta degli esempi di Caino e di Aglauro come invidiosi prototipici della tradizione biblica e da quella pagana. Il canto termina poi con parole di Virgilio, le uniche pronunciate nell'intero canto, in cui la lode della bontà celeste accompagna e conforta una riflessione sulla tendenza umana a lasciarsi distrarre troppo facilmente dalle preoccupazioni e dalle rivalità mondane. Il portavoce di questo canto è l'ombra di un nobiluomo romagnolo, Guido del Duca, e per illustrare l'invidia pronuncia un severissimo giudizio sugli effetti deturpanti, metaforicamente brucianti, di propri atteggiamenti invidiosi. Fu il sangue mio d'invidia sì riarso che, se veduta avesse uom farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. Le preoccupazioni politiche di Guido e anche del suo compagno, il conterraneo romagnolo Rinieri da Calboli, si sposano bene con la definizione di invidia che Virgilio fornisce qualche canto più avanti, nel Purgatorio canto 17, nel famoso discorso sull'amore come sementa d'ogni virtute ed ogni operazione che merita pene. Nella diagnosi virgiliana l'invidia rappresenta un amore perverso per le sofferenze altrui. E chi potere, grazie, onore e fama teme di perder perché altri sormonti, onde s'attrista sì che il contrario ama. E come punizione per tale peccato, Dante aveva già nel canto 13 introdotto l'immagine della cecità imposta alle ombre con il cucire delle palpebre che le priva dal senso della vista, con il quale in vita si facevano le loro valutazioni gelosi sugli altri. Questa cecità impedisce alle ombre di riconoscere le due figure di Dante e di Virgilio quando passano davanti a loro nel percorso intorno alla cornice. E con la privazione del visto, la percezione della loro presenza è registrata invece dall'udito. Anche noi lettori, in un certo senso, possiamo condividere questa sensibilizzazione uditoria in un canto che si apre direttamente con una domanda pronunciata da uno dei peccatori. Chi è costui che il nostro mondo cerchia prima che morte gli abbia dato il volo e apre gli occhi a sua voglia
e coverchia. Il canto non ha un'introduzione narrativa, ma comincia con questa espressione di curiosità che arriva all'improvviso e risveglia nel personaggio, e quindi per simpatia anche in noi, una curiosità equivalente sull'identità e sull'esperienza biografica dello sconosciuto, le cui parole arrivano così dal vuoto. Condividiamo brevemente lo stesso disorientamento, le stesse incertezze, come le anime invidiose private dalla vista. Un'esperienza che dovrebbe farci apprezzare l'urgenza della richiesta diretta ad antepersonaggio. Per carità, ne consola e ne ditta onde vieni e chi sei. In queste terzine preliminari, quindi, i due spiriti sono rimasti senza nome e Dante, a suo turno, non si identificherà direttamente, ma soltanto con un accenno alle sue origini toscane. Questo anonimato reciproco si mantiene per più della metà del canto e sarà molto più avanti, al verso 81, che Guido del Duca, l'interlocutore di questo canto, pronuncia finalmente il suo nome e poco dopo quello del suo compagno Rinieri da Calboli. Le identità di Dante e di Virgilio non vengono mai rivelate alle due ombre, ma sarà Guido stesso che finalmente si accontenta di lasciare insoddisfatta la curiosità iniziale per riprendere il lavoro purificante del pianto. Lo scambio con il viandante lo ha rattristato con l'indagine spietata delle condizioni penose della politica comunale dell'epoca e, in fin dei conti, è sufficiente riconoscere il suo interlocutore come un tosco, un toscano. L'appellativo regionale compare infatti due volte nella lunga orazione pronunciata da Guido sulla decadenza politica della Romagna, in cui si immerge nella narrazione dei dolori del proprio territorio e rinuncia al desiderio, troppo mondano, troppo insistente, di stabilire con precisione l'identità del viandante. Di fatto, l'adozione dell'epiteto tosco riprende l'unico termine identificante fornito dal pellegrino all'inizio dello scambio, un riferimento alla Toscana. Così l'ombra di Guido lascia ricollegare il resoconto dei guai della propria regione a quello iniziale delle fortune ugualmente problematiche della Toscana e così rinforza le simmetrie fra le due parti del canto. E in effetti i dati personali forniti dal pellegrino sono molto scarsi. Si sopprimono non solamente il nome personale, ma pure i dettagli della cittadinanza, così importanti nell'arena politica medievale. Dante, il pellegrino, rimane per Guido non un fiorentino, ma più genericamente un toscano, grazie a una presentazione notevolmente obliqua delle sue origini terrene. E io, per mezza Toscana, si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Di sovresso recchio questa persona. Dirvi chi sia sarebbe parlare indarno, che il nome mio ancor molto non suona. Le anime si chiedono subito perché egli abbia formulato questa risposta in termini così obliqui, soprattutto perché le soppressioni poi non sono veramente impenetrabili e la risposta non tarda ad arrivare: tu parli dal Darno. In effetti l'occultamento dei dati personali e civici tentato dal pellegrino ha l'effetto di rinforzare al lettore l'importanza dell'attenzione prestata lungo l'intero canto ad indagare più da vicino come le identità personali, etiche e politiche possono essere stabilite e valutate nelle loro ramificazioni più estese e più significative.
L'uso cauto e deliberato dei nomi propri si rivela una caratteristica importante in tali indagini. Come ho già accennato, neanche le ombre coinvolte nel dialogo di questo canto rivelano inizialmente le loro identità. Così le analisi politiche dell'intera prima metà del canto dimostrano un certo distacco impersonale nel giudizio severissimo pronunciato sulle comunità della Val d'Arno, in cui la volontà di nascondere pure il nome del fiume Arno, quindi, viene collegato alla nozione di orridezza. Perché nascose, chiede Rinieri, questi, il vocabolo di quella riviera, pur come un fa, dell'orribili cose. E un tono scritturale quasi apocalittica qualifica l'osservazione di risposta. Non so, ma degno benè che il nome di tal valle pera. Nel lungo discorso che segue sui vizi degli abitanti della misera valle, le città si identificano dai loro caratteristici bestialmente corrotti. E bestialmente nel senso che Guido adopera un simbolismo quasi araldico per rappresentare i cittadini di ogni comune della Toscana come animali brutti, maiali, cani, lupi, volpi. Dobbiamo quindi restare molto attenti, proprio come gli spiriti privati dalla vista, a cogliere l'essenziale dei giudizi pronunciati su ogni singola comunità. E lo stesso vale anche per l'unico personaggio individuale ritratto in questa parte dell'orazione, la parte dedicata alla Toscana. Questo personaggio è un romagnolo anonimo, chiamato a reggere la comunità anonima dei lupi, che poi verrà, le identità verranno rivelate, ma con dei risultati apocalittici di una devastazione che durerà, secondo Guido, di qui a 1000 anni. Quindi è un'immagine molto forte che conclude la discussione della Toscana. E con l'accenno al romagnolo malvagio raggiungiamo il punto intermedio del canto. La seconda metà prosegue la discussione politica con una tecnica quasi opposta, una proliferazione dei toponimi e di nomi personali che assume a momenti le dimensioni di un catalogo di ispirazione classica, in cui Guido abbozza una cronaca retrospettiva e semi-elegiaca sulla decadenza della propria regione e sulla gentilezza perduta dei casati aristocratici detenenti il potere politico in Romagna. Inizia addirittura con il caso del suo compagno purgatoriale. Il romagnolo anonimo che compaia alla fine dell'invettiva antitoscana come governatore dei lupi, cioè dei fiorentini, e Fulceri da Calboli, il nipote del compagno Rinieri. L'inclusione dei dati su Fulceri nella porzione del discorso dedicato ancora alla Toscana e con la stessa soppressione del nome personale e dei toponimi caratterizzanti questa porzione del discorso crea una specie di congiunzione tematica e retorica fra le due metà del canto in cui la voce di Guido del Duca risulta dominante. La soppressione del nome di Fulceri crea una specie di pendente nel discorso sulla Toscana che rispecchia le evasioni iniziali del peregrino nell'allusione opaca al Fiumicel che nasce in Falterona invece di indicare direttamente Firenze e l'Arno. Guido dimostra altrimenti un desiderio di comunicare che più avanti dovrà superare tali reticenze. Guido prende il ruolo più attivo negli scambi iniziali con Dante personaggio.
riconosce ed approva con una sfumatura ironica la riluttanza di indicare una cittadinanza specifica da parte di chi viene da questa misera Valdarno, e si dimostra ugualmente eloquente nel analizzare la decadenza sia dei toscani che dei romagnoli, e sia nel caso di Fulceri che in quello delle altre famiglie e dei casati regionali elencati nella seconda orazione, la più estesa del canto, che stabilisce questa analisi simmetrica della storia e la politica delle due regioni che domina nel canto. Guido Del Duca è immobilizzato per la cecità che costituisce la sua punizione, ma questo spirito sembra compensare la perdita del senso visivo e della possibilità di muoversi con la propria eloquenza e con l'ampiezza degli orizzonti territoriali delineati nel suo discorso. Né il Pellegrino, né il compagno Rinieri, neanche Virgilio possono concorrere con questa eloquenza estesa del ex invidioso, che dimostra una diagnosi quasi ossessiva delle pessime condizioni civiche e morali della società italiana contemporanea, e raggiunge una considerazione molto estesa sulle due regioni, dedicando 37 versi in totale al ritratto della Toscana e ben 50 versi poetici al ritratto della Romagna. Come in altri episodi politici della commedia, il testimone semicontemporaneo di Dante eclissa Virgilio, il maestro della parola ornata, cui viene attribuita soltanto una breve riflessione di tre terzine appena a conclusione del canto. È una conclusione comunque molto autorevole, in cui le lezioni offerte da Guido Del Duca e dagli esempi molto concisi dei comportamenti invidiosi di Caino e di Auglauro spingono Virgilio non solamente a deplorare i fallimenti etici così illustrati, ma anche a lodare le bellezze eterne a cui l'umanità potrebbe e dovrebbe invece aspirare. Nella struttura del canto, oltre alla dominanza di una singola voce oratorica, un altro elemento che colpisce subito è la divisione quasi simmetrica delle preoccupazioni politiche fra la prima metà del canto toscana e la seconda romagnola. Il passaggio fra le due si instaura, come ho già osservato, con l'introduzione della figura di Fulceri da Calboli, la cui podesteria fiorentina è citata profeticamente ai versi 55 a 66. Si tratta di profezia perché l'incarico di Fulceri cadde storicamente nel 1303, e mentre il viaggio del Pellegrino, come sappiamo, si ambienta nel periodo di Pasqua 1300. Questa attività politica nefanda di Fulceri ricollega le due regioni con il suo passaggio dal lato orientale degli Appennini, quindi dalla regione nativa forpivese, a quella occidentale con l'assunzione della podesteria fiorentina. Gli Appennini assumono così un ruolo importante per la cronaca politica narrata da Guido Del Duca, ma sono citati inizialmente dal Pellegrino come sito della sorgente dell'Arno e giocano così un ruolo simultaneamente geografico e simbolico come punto di divisione, ma anche di congiunzione
per le osservazioni politiche del canto. La perifrasi del personaggio dantesco sul proprio nome lo porta invece ad indicare i toponimi della Toscana, dell'Arno e del Monte Falterone in Appennino per stabilire la sua provenienza regionale. La catena appenninica, che fa da spartiacque e confine regionale fra la Toscana e la Romagna, è citata appunto come sito della sorgente dell'Arno e funziona, possiamo dire, per indicare lo spartiacque equivalente anche nel canto, che cade nello stesso punto centrale in cui Guido rivela finalmente il suo nome. Il primo lungo discorso tratteggia una panoramica politica e etica della Toscana contemporanea e la seconda un ritratto della propria Romagna. Nella sezione toscana i centri e gli abitanti della regione restano anonimi, così come il pellegrino. Nella sezione invece romagnola, come possiamo vedere, più di 20 nomi propri di persone e di luoghi sono riportati nello spazio di 10 terzine, mentre Guido dispiega un'intima rassegna della sua regione e dei suoi compatrioti conterani. La maggior parte dei nomi personali o familiari è collegata direttamente al luogo di residenza, enfatizzando l'associazione intima fra identità personale e patriottica nell'ottica medievale. Ed è appunto per questo motivo che, presumibilmente, il pellegrino sceglie di celare non soltanto il suo nome, ma anche la sua cittadinanza più specifica. Quindi un'assenza quasi totale di nomi propri è osservata nella descrizione della Toscana, ma si passa rapidamente ad una specie di sovrabbondanza di dettagli onomastici, di toponimi. Ma in entrambe le metà del canto, con o senza l'uso dei nomi propri, Dante poeta si preoccupa simmetricamente di esplorare come i suoi protagonisti modellano le informazioni sull'identità personale e su come hanno raggiunto una posizione all'interno della più ampia sfera pubblica regionale. Dal commento iniziale del personaggio dantesco, che il nome mio ancor molto non suona, fino all'elogio di Guido della straordinaria fama del suo compagno, il pregio e l'onore della casa da Calboli, il canto si concentra sulla questione della reputazione e dell'appartenenza alle più ampie comunità familiari, regionali e culturali all'interno delle quali tale fama è messa alla prova. In entrambi i casi la menzione dell'individuo conduce immediatamente alla denuncia di queste comunità. La domanda iniziale sull'identità del pellegrino confluisce nel panoramica del carattere maligno dei cittadini di tutti i centri della Val d'Arno, tutti simboleggiati come animali dai tratti malvagi, odiosi, e quando Guido introduce il proprio nome e quello di Rinieri, il suo discorso si apre poi alla rassegna delle famiglie dinastiche romagnolo e delle loro corti, e alla denuncia di una degenerazione collettiva che corrisponde al caso toscano, anche se è espresso in termini un po' diversi. Per Dante, in quanto toscano ed esule politico che trascorse molti anni del suo esilio nelle città e nelle corti della Romagna, il canto offre così un modo per valutare la storia recente di località che egli conosceva molto intimamente. Nel caso della Toscana, la conoscenza dettagliata del poeta delle diverse città-stato regionali
trova espressione in generalizzazioni piuttosto anonime e su larga scala, su quelle che egli riteneva essere tendenze tipiche nel comportamento e nella moralità dei loro abitanti, simboleggiate, comunicate con questo lessico animale. Ma per la Romagna passi invece ad un accumulo di dettagli specifici, una sovrabbondanza di nomi e di allusioni quasi superflui, in cui adopera la tecnica opposta per raggiungere lo stesso obiettivo di presentare un'analisi spietata delle condizioni sociali ed etiche delle comunità di un'intera regione. E come accade così spesso nella commedia, una riflessione molto particolarizzata sulla cronaca medievale si dirige verso una conclusione del canto molto più ampia, fornendo al personaggio dantesco l'esempio familiare che può comportare alla comprensione di valori morali e religiosi universali. Alla fine del dialogo fra Dante personaggio e Guido del Duco, ambedue hanno acquisito non solamente una comprensione della questione delle rispettive identità terrene, ma anche della natura del peccato dell'invidia e delle sue conseguenze catastrofiche nell'ambito politico. Questa rassegna delle vicende politiche toscane e romagnole illustra perfettamente quanto manca fra di loro quell'amore per potere, grazia, onore e fama che nel resoconto del canto 17 del Purgatorio costituirà la definizione della generosità caritevole e umile a cui il vizio dell'invidia si oppone. Il canto presente si chiude con una sentenza morale di Virgilio che anticipa quella valutazione. Qui Virgilio esprime il suo giudizio riferendo il tema della vista, così caro alle anime cieche di questo girone, quando ricorda solennemente al pellegrino la necessità per gli esseri umani di allenare la loro visione morale sulla terra in modo da evitare l'orribile penitenza di cecità imposta alle anime degli invidiosi nell'aldilà. Chiamavi il cielo. Intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pura terra mira, onde vi batte chi tutto discerne. Alla fine del canto, Guido del Duca congeda il personaggio, prima quindi di questa sentenza virgiliana, con un altro riferimento agli occhi, non per parlare della cecità punitiva, ma con un accenno allo spirito di penitenza autentica in cui la considerazione dei peccati propri, ma anche quelli rivelati nei comportamenti politici dei suoi conterranei, lo lascia desideroso di dedicarsi di nuovo al pianto purgante. Ma va via, tosco, ormai. Cor mi diletta troppo di piangere più che di parlare. La frase anticipa un'affermazione più esplicita sul piacere del dolore purgatoriale, formulata più avanti nel Purgatorio, nel canto 23, con la famosa affermazione di Forese Donati che io dico pena e dovrei dir solazzo. Qui per Guido piangere da diletto. Il dolore diventa l'espressione della carità e della compassione, di tutti gli istinti generosi che ha negato a se stesso e a chi lo circondava durante la sua vita invidiosa. Nel canto tredicesimo, il canto precedente, quando la penitenza degli invidiosi fu descritta per la prima volta, la cucitura degli occhi era paragonata ad una fase d'addestramento di uno sparviere selvatico a diventare un uccello da caccia disciplinato.
In questo modo la disciplina del purgatorio aiuta Guido e le altre anime a lasciarsi alle spalle il peccato e conformarsi a quella umiltà lodata da Virgilio nella sua evocazione delle bellezze eterne dei cieli, contraddistinte dalla miopia volontaria dell'umanità che tiene l'occhio vostro pur a terra. Nel purgatorio, per quanto accecati, Guido del Duca e Rinieri da Calvoli imparano a volgere lo sguardo verso l'alto e a deplorare, piuttosto che ad abbracciare, l'assenza di carità nelle loro antiche patrie regionali. In effetti, i due discorsi di Guido dimostrano che c'è molto di cui lamentarsi. I due discorsi centrali sulla Toscana e sulla Romagna sono lunghi e minuziosamente dettagliati. In ciascuno domina una sola figura metaforica. Nel primo le immagini di toscani trasformati in bestie e nel secondo quella, l'immagine degli alberi genealogici della nobiltà romagnola che sono rappresentati letteralmente come erbacce o come legno morto. Allo stesso modo c'è un netto cambiamento di tono fra i due interventi. La Toscana è descritta con un tono di invettiva, di vituperio, la condanna che, degno benè che il nome di tal valle pera, riecheggia la denuncia del malvagio nel libro di Giobbe, Memoria ilios periat de terra. Ma per parlare della Romagna nativa, invece, Guido si serve di un tono più elegiaco, costruisce un ubi sunt di ispirazione classica, in cui un confronto continuo fra la gentilezza e la cortesia del passato si contrappone alla decadenza del mondo contemporaneo. Una cartografia insieme geografica e morale apre una panorama estesa sulle due regioni. Per la Toscana, al posto di una nomenclatura urbana, Guido schizza una mappa intorno a due specie di location pins, se posso usare un'espressione di Google Maps, forniti dal Pellegrino. Quindi Dante indicava gli Appennini di Monte Falterona, il fiume Arno, che scende come fiumicello dalla sorgente in montagna fino al delta Pisano. L'agglomerato di montagne, fiume e delta rimane l'elemento caratterizzante della regione. Esattamente lo stesso insieme di caratteristiche geografiche è scelto per definire la Romagna nel secondo discorso di Guido. Qui i fiumi sono due, il Po e il Reno, ma anche loro indicano una regione che si estende tra il monte e la marina. In entrambi i casi Guido instaura una cartografia regionale ampia e inclusiva, in cui abolisce le suddivisioni del territorio fra nuclei di poteri frammentari per far spazio ad una visione di zone geografiche molto estese, definite dai contorni naturali di fiumi, di montagne, invece che dalle frontiere artificiali fra un centro abitato e un altro. Quando Guido dirige la sua attenzione alla Romagna, vuole ammettere almeno che abbia esistito un passato virtuoso per la sua regione, ma nel discutere le comunità toscane adopera un tono molto più severo. Il fiume Arno e il territorio della sua misera valle assumono i tratti di un paesaggio devastata devastato e quasi infernale. E infatti è spesso notato come questo
canto quattordicesimo del Purgatorio, dialoghi con una simmetria, per così dire, verticale fra le due cantiche, con il quattordicesimo canto dell'Inferno, quello in cui Virgilio descrive il veglio di Creta e ritrae Dante la confluenza di tutti i fiumi infernali verso il fondo ghiacciato del Cocito, in cui si rantraccia la sorgente di questa rete fluviale infernale nelle lacrime del veglio, immagine della perduta età dell'oro umana e della corruzione progressiva della storia universale. I fiumi del nostro canto purgatoriale sono quelli terreni, sono Arno, Po, Reno, ma la prima descrizione dell'Arno richiama molto chiaramente quelle dei fiumi infernali. Anche l'Arno attraversa in discesa una misera valle. Più avanti, al verso 51, il fiume è descritto come maledetta e sventurata fossa, con un chiaro richiamo della fossa sanguinosa della Stigia infernale del canto 12 dell'Inferno. Quindi una polluzione morale sembra contaminare le acque stesse dell'Arno e, come per i filtri magici della maga Circe, citata da Guido, in ogni comunità che ne beve, una tendenza viziosa collettiva è manifestata in una metamorfosi simbolica degli abitanti in animali. In questo mondo a rovescio, o almeno questa regione a rovescio, virtù per nemica si fuga da tutti, come biscia, in un'inversione della caduta adamica in cui il serpente del vizio sarebbe da schivare, come qui i toscani fuggono da qualsiasi inclinazione virtuosa. Ma proprio alla fine della rassegna si torna indietro verso Firenze, quindi abbiamo tracciato il corso dell'Arno fino a Pisa, ma si va indietro, e ci fermiamo sulla riva del Fiero Fiume a Firenze. Come già notato, Guido conclude la sua denuncia della malvagità toscana con una denuncia ugualmente spietata dei difetti di Fulcieri da Calboli, romagnolo di nascita, ma qui ritratto come coinvolto in una crisi nelle vicende politiche fiorentine in cui diventa cacciatore di quei lupi, quindi dei fiorentini, in sulla riva dell'Arno. Nelle immagini violenti con cui inizia il passaggio retorico dalla Toscana alla Romagna, le metafore di Guido si spostano dal campo bestiale e fluviale che dominano nella descrizione della Toscana a quello dinastico arboreo che predomina nell'orazione successiva. E questo si vede appunto nella evocazione delle azioni di Fulcieri. Io veggio tuo nipote, nipote di Rinieri, che diventa cacciatore di quei lupi in sulla riva del Fiero Fiume e tutti li sgomenta, vende la carne loro essendo viva, poscia li ancide come antica belva, molti di vita e sé di pregio priva. Sanguinoso esce della trista selva, lascia la tal che da qui a mille anni nello stato primaio non si rinselva. L'accusa profetica si apre con lo stesso lessico animale applicato ai toscani indigeni, con Fulcieri che insegue i lupi fiorentini lungo le rive del fiume maledetto. Ci può essere forse qualcosa di accattivante nell'immagine di un cacciatore aristocratico cerca di intrappolare le bestie minacciose, ma questo si rovescia rapidamente e Guido ritrae Fulcieri come anche mercante di bestiame, come macellaio, come assassino. Si comporta come un rozzo commerciante di vile nascita piuttosto che come un parente di Rinieri,
il pregio e l'onore della casa di Calboli. E infine lo stesso Fuceri è quasi trasformato in bestia, quando è descritto sanguinoso nella sua partenza della trista selva come un animale selvaggio che esce dalla sua tana. E se la specie di se la figura di Fuceri da Calboli diventa una specie di trait d'union fra la Toscana e la Romagna, il pellegrino all'inizio del canto aveva già indicato un elemento congiuntivo fra le due regioni letteralmente più concreta nella sua allusione a Monte Falterona, una delle cime della catena appenninica che costituisce la linea di demarcazione e anche di unione tra le due regioni. Questa indicazione convoluta e opaca da parte del pellegrino per indicare la sua provenienza civica non impedisce a Guido di identificare subito il fiume, il fiumicel che nasce in Falterona, come l'Arno, e anzi fornisce forse lo stimolo al lungo discorso sulla Toscana in cui Guido traccia il corso del fiume da una povera calle nel Casentino a una maledetta e sventurata fossa intorno a Firenze fino ai pelaghi cupi del delta oltre Pisa. E l'espansione fisica delle acque del fiume nella discesa verso il mare si associa anche alla degradazione progressiva della bestialità metaforica delle città toscane descritte da Guido. Comincia con la degenerazione morale dei maiali casentini e i cani, i bottoli arettini, genericamente brutti e rumorosi nella loro aspirazione invidiosa ad un'importanza politica non meritata, ringhiosi, dice, più che non chiede lor possa. E procede poi verso la forza violenta dei lupi fiorentini fino alle volpi pisane, sempre tese verso la frode maliziosa. Guido segue il corso dell'Arno con molta precisione, ma quando descrive l'ansa del fiume vicino ad Arezzo, lo lascia trasformare metaforicamente anche il fiume in una specie di bestia che torce il muso e prosegue la discesa insieme geografico-morale dai centri minori verso la malignità emblematica di Firenze e di Pisa. Nel secondo discorso di Guido, come avevo detto, i fiumi sono due, il Po e il Reno, e si stabilisce una certa continuità con l'immagine della trista selva fiorentina alla fine del ritratto di Fuceri, con le metafore vegetali che appaiono all'inizio della sequenza romagnola. Guido descrive il territorio fra i due fiumi come una specie di orto abbandonato dove venenosi sterpi resistono a qualsiasi tentativo di coltivarli. Una forte nostalgia sociale e culturale traspare in questo secondo discorso sulla Romagna per l'orto o il giardino di prima. Ci sono elementi forse edenici in questo ritratto. Gli ex coltivatori della regione, dell'orto, sono citati nei lunghi elenchi dei grandi uomini e delle famiglie nobili di un tempo rimasti senza successori morali e dinastici. L'intervento si apre con un giudizio severo sulla famiglia di Vilinieri virtuoso e del nipote Fuceri vizioso, come due in opposizione emblematica, ma il loro caso si riproduce poi nei casati nobili dell'intera regione, non pur lo suo sangue è fatto brullo,
commenta Guido, e indica una perdita del ben richiesto al vero e al trastullo che diventa si estende per tutta la regione. Ci offre un panorama elegiaico delle famiglie che svaniscono verso l'estinzione, sia che si estinguono letteralmente in famiglie che non fanno più figli, sia che declinino nella moralità. Da Bologna a Faenza, Beltinoro a Bagnacavallo, e nelle famiglie che sono nominati a turno, i Menardi, i Traversari, i Pagani, i Fantolini e così via, la stessa decadenza totalizzante ingloba l'intera regione. Il caso dei Calboli è solamente il primo fra tanti altri. E nello scambio con il suo compagno purgatoriale, Guido anticipa in termini molto aspri le conseguenze concrete di un tale declino. Il macellaio Fulceri, che non solamente lascia l'orto romagnolo alle erbacce selvatiche, è capace anche di devastare il territorio fiorentino dove è ospitato, lasciandolo tal che da qui a mille anni nello stato primaio non si rinselva. Questa immagine finale della Firenze come una foresta selvaggia, spezzata e distrutta dalla depredazione dei propri cittadini e anche del loro podestà extra-regionale, risveglia evidentemente gli echi immancabili della selva oscura del primo canto dell'Inferno, immagine che rammenta non soltanto la condizione psichica del protagonista dantesco, ma anche sembra spesso riconosciuto come riferimento allegorico alla Firenze del 1300, quindi la selva oscura e qui la trista selva, sono immagini che si rispecchiano. Le parole di Guido, tuttavia, rimandano anche a un'epoca in cui Firenze, nel suo stato primaio, godeva di uno stato migliore di quello di una selvatica tana di lupi, così come le città romagnole avevano conosciuto anche loro un buon tempo antico. Ricordiamo che per Firenze, molto più avanti nella Commedia, nei canti 15 e 16 del Purgatorio, Dante completerà ciò che Guido del Duca accenna qui, nella lunga descrizione dell'età dell'oro fiorentino fornito dall'anima di Cacciaguida. Ma c'è una scintilla di qualcosa di più positiva qui. La conclusione comunque della sezione toscana su questa immagine di alberi, di piante fiorenti, spezzate, senza speranza di rinascita, Guido del Duca ha già iniziato ad introdurre il tema delle piante soffocate e morenti, su cui tornerà nel suo discorso sulla Romagna. È anche una conclusione molto adatta alla riflessione sulla metamorfosi voluta che trasforma i toscani da uomini in bestie, come Guido aveva indicato con i commenti preliminari sulla Val d'Arno. Anche per la Romagna, anche in quel discorso sulla Toscana, le immagini vegetali complementano quelle animali con l'allusione alla pastura di Circe. Le piante della pastura, le acque del fiume Arno e le città imbestiate di quella misera valle sono tutti ugualmente e reciprocamente contaminate in una regione che si dichiara alla fine del primo discorso di Guido del Duca come priva di qualsiasi virtù civica o morale. Ho notato che il ritratto della Romagna inizi con l'evocazione di un'intera regione invasa da velenosi sterpi. Le metafore vegetali si incontrano anche quando Guido procede a casi più specifici, nel corso dell'Ubi Sunt ed Egiaico.
come per esempio verso la fine della sezione che ho riportato sullo schermo, di due delle grandi città romagnole. Guido chiede quando è che in Bologna un fabbro si ravigna, quando in Faenza un Bernardin di Fosco, verga gentil di picciola gramigna. Queste domande malinconiche impiegano immagini della coltivazione agricola per gli alberi genealogici, una metafora standard che Dante così rinvigorisce con queste immagini botaniche più allargate. Descrive la fioritura sana e produttiva di un tempo sia nelle famiglie aristocratiche che in quelle umili della Romagna rispetto alla produzione di erbacce e di piante spinose alla propria epoca. Così come esempio di virtù passate, il nobiluomo Fabbro di Lambertazzi è accostato all'umile Bernardino, esempi rispettivamente di una famiglia affermata che non riesce a fiorire, suggerisce la necessità di ripiantare, e di un cittadino più modesto, raffigurato come un vigoroso germoglio, una verga, che si ramifica da un ceppo più modesto, una picciola gramigna, ma che anche questa non si ravigna. Guido suggerisce che in passato le famiglie, le città e i castelli della Romagna, tutti elencati per nome, godevano di uno spirito di convivenza felice e armoniosa che corrispondeva agli standard della letteratura cortese. Elogia come le donne cavaliere e gli affanni e viaggi che ne invogliava amore e cortesia là dove i cuori sono fatti sì malvagi. Questa terzina è famosa per il suo riassunto in miniatura del tema del ricordo nostalgico dell'intero discorso sulla Romagna. L'elencazione quasi ossessiva di nomi storici si interrompe momentaneamente con questa immagine idealizzata di uomini e donne nobili e di gesta virtuose. Guido riesce a suggerire, con l'allusione alle donne cavaliere, che un tempo la Romagna avesse ospitato la cultura del mondo cortese, quello evocato nei romanzi cavallereschi o nella lirica amorosa. Con l'inserzione di questa immagine, quasi a metà del suo discorso sulla Romagna, fra il primo e il secondo elenco di toponimi e di allusioni genealogiche, Guido sembra trasformare gli eroi e le eroine della letteratura cortese anche in protagonisti veri e propri della società romagnola. Così il suo Ubi Sunt, di ispirazione classica, si associa anche ad una sensibilità più contemporanea, in un'espressione di nostalgia per un passato fondato concretamente su questa conoscenza intima di persone, di famiglie, di luoghi, ma anche rinforzato dai valori di amore e cortesia ispirata dalla poesia cavalleresca. Come sappiamo, questa terzina poi verrà citata da Ariosto in un secondo poema cavalleresco molto importante del Cinquecento, quando Ariosto apre l'Orlando Furioso dicendo di ambientare il suo racconto in un'epoca lontana e di voler ricordare le donne cavaliere, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese di un tempo perduto. Quindi è una terzina molto memorabile. Ma per tornare a Dante e per concludere questa lettura del canto quattordicesimo, vorrei parlare della porzione finale del canto. Alla fine del suo discorso, Guido si ritira dal dialogo, sovraccarico di emozione. In una conclusione piuttosto brusca alla sua orazione,
manda via il pellegrino senza porre più domande sull'identità di questo tosco ancora anonimo, dicendo di voler dedicarsi al diletto penoso del pianto. Questa volontà di piangere sembra travolgere Guido all'improvviso e produce una certa asprezza nel suo addio. A me comunque sembra che a conclusione della rassegna stesa delle ragioni native sia del pellegrino sia delle due ombre invidiose, Guido indichi così anche una fiducia dimessa, umile, adatta alla sua situazione purgatoriale, nella comprensione, una fiducia nella comprensione con cui un toscano accoglierà il desiderio di piangere da parte di un romagnolo, dopo la recita della poluzione morale delle due regioni. E di fatto il viandante si allontana con Virgilio con un senso di perfetta fiducia nell'eloquenza pure del silenzio di Guido del Duca, un'anima ormai diventata cara. Noi sapevamo che quelle anime care ci sentivano andare, però facendo, facea noi del cammin confidare. Altre due frasi finali si pronunciano sulla cornice prima che Virgilio non si rivolga a Dante con il giudizio definitivo sul vizio dell'invidia. Come sempre, all'uscita di una cornice purgatoriale, un ricordo del peccato ormai purgato accompagna l'ascesa verso i livelli superiori. Qui, in tono fulgorante ma con concisione estrema, due frasi brevissime invitano a riflettere sulla violenza fatale che può nascere dall'invidia. La voce di Caino ricorda il suo fratricidio geloso: «Anciderammi qualunque m'apprende». E subito dopo la voce di Auglauro fornisce un esempio di invidia non fra fratelli ma fra due sorelle. Gelosa della sorella amata dal dio Mercurio, Auglauro fu trasformato in sasso quando tentò di dividere la sorella dall'amante divino. Comunque, possiamo dire che la vera conclusione del canto arriva con le parole di Virgilio, la cui grave eloquenza poetica è stata insolitamente silenziosa in questo canto, così interessato ad idee, a questioni contemporanee. Nella sua sentenza finale si associano le due modalità purgatoriali del freno, o come dice, del duro camo, e del richiamo, cioè del ricordo sia del vizio dell'invidia, che dovrebbe raffrenarsi prima di compiere gesti della malvagità di un Caino o di un Auglauro, sia della virtù opposta, quell'umiltà generosa e caritevole che Guido e Rinieri devono imparare a coltivare. Oltre agli accenni al freno e al richiamo, Virgilio ritorna anche al tema della percezione visiva che trascorre il canto nella sua interezza, dall'inizio del canto in cui Guido percepisce così acutamente la facilità con cui il pellegrino apre gli occhi a sua voglia e coverchia, è impressionante per questo personaggio cieco, fino al momento in cui Guido tace e si dedica al desiderio di piangere da quegli occhi accecati. La cecità e il pianto sono il freno e richiamo nel mondo purgatoriale per le ombre penitenti. Ma le parole di Virgilio ricordano l'importanza di riconoscere anche i freni e i richiami che si offrono all'umanità durante la vita mortale. Per chi vuole aprire bene gli occhi, le bellezze divine accompagnano tutto il percorso della vita umana come privilegio quotidiano. Chiamavi il cielo e intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne.
e l'occhio vostro pura terra mira, onde vi batte chi tutto discerne. Grazie. Ti ringrazio, Catherine, per questa bella lettura, anche per come hai letto il canto con espressività. Ora possiamo leggere interamente questo canto che ho preso a pezzi. Chi è costui che il nostro monte cerchia prima che morte gli abbia dato il volo e apre gli occhi a sua voglia e coverchia? Non so chi sia, ma so che non è solo. Domanda tu che più li t'avvicini e dolcemente sì che parli a collo. Così due spirti, l'uno all'altro chini, ragionavan di me ivi a man dritta, poi fer divisi per dirmi supini. E disse l'uno: o anima che fitta nel corpo in cor in ver lo ciel ten vai, per carità né console né ditta onde vieni e chi sei, che tu ne fai tanto meravigliare della tua grazia quanto qualcosa che non fu più mai. E io: per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Di sovresso rechio questa persona, dirvi chi sia saria parlare indarno, che il nome mio ancor molto non suona. Se ben lo intendimento tu a carno, con l'intelletto, allora mi rispose quel che diceva pria, tu parli d'arno. E l'altro disse lui: perché nascose questi vocaboli di quella riviera, pur come un fa delle orribili cose? E l'ombra, che di ciò domandata era, si stebettò così: non so, ma degno benè che il nome di tal valle pera, che dal principio suo ovessi pregno l'alpestro monte onde tronco per loro, che in pochi luoghi passa oltre quel segno, infin là ve si rendi per ristoro di quel che il ciel delle marina asciuga, onde hanno i fiumi ciò che va con loro, vertù così per nimica si fuga da tutti come biscia, o per sventura del luogo, o per maluso che li fruga, onde hanno si mutata la lor natura gli abitator della misera valle, che par che circe li avesse in pastura. Tra brutti porci, più degni di galle che d'altro cibo fatto in uman uso, dirizza prima il suo povero calle. Bottoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Vassi cagendo, e quant'ella più ingrossa, tanto più trova di can farsi lupi la maledetta e sventurata fossa. Discesa poi per più pelaghi cuppi, trova le volpi si piene di froda, che non temano ingegno che le occupi. Né lascerò di dir perché altri moda, e buon sarà costui s'ancor s'ammenta di ciò che vero spirito mi disnoda. Io veggio tuo nipote che diventa cacciator di quei lupi in sulla riva del fiero fiume, e tutti li scomenta. Vende la carne loro essendo viva, poscia li ancite come antica belva, molti di vita e sé di pregio priva. Sanguinoso esce della trista selva, lascia la tal che di qui a 1000 anni nello stato primaio non si rinselva. Come all'annunzio di dogliosi danni si turbi il viso di colui che ascolta, da qualche parte il periglio l'assanni, così vid'io l'altra anima che volta stavo ad udir turbarsi e farsi trista, poiché ebbe la parola a sera colta. Lo dir dell'una e dall'altra la vista mi fer voglioso di saper lor nomi, e dimandane fei con prieghi mista,
perché lo spirito che di prima parlò mi ricominciò. Tu vuoi che io mi deduca nel fare a te ciò che tu far non vuoi. Ma da che Dio in te vuol che traluca tanto sua grazia, non ti sarò scarso. Però sappi che io fui guido del Duca. Fu il sangue mio d'invidia si riarso, che se veduta avesse uom farsi lieto, visto m'avresti di livore sparso. Di mia semente cotal paglia mieto. O gente umana, perché poni il cuore là ve mestieri di consorte di vieto? Questi è Renier, questi è il pregio l'onore della casa da Calboli, ove nullo fatto sereda poi del suo valore. E non pur lo suo sangue fatto brullo, tra il Po e il monte e la marina e il Reno, del ben richiesto al vero e al trastullo, che dentro a questi termini è ripieno di venenosi sterpi, sì che tardi per coltivare ormai verrebbero meno. Ov'è il buon Lizio e Arrigo Mainardi, Pier Travessaro e Guido di Carpigna, o Romagnoli tornati in bastardi, quando in Bologna un fabbro si ranigna, quando in Faenza un Bernardin di Fosco, verga gentil di picciola gramigna. Non ti meravigliar se io piango tosco, quando rimembro con Guido da Prata, Volindazzo che vivetti nosco, Federico Tignoso e sua brigata, la casa attraversara e gli anastaggi, e l'una e la gente e l'altra è direttata, le donne e cavalieri, gli affanni e gli agi, che ne invogliava amore e cortesia, là dove i cuor son fatti sì malvagi. O Bretinoro, che non fuggi via, poiché gita se n'è la tua famiglia e molta gente per non esser via. Ben fa Cavagnacaval che non rinfiglia, e mal fa Castrocaro e peggio Conio, che di figliar tanti conti più s'impiglia. Ben faranno i pagani, da che il demonio lor sen girà, ma non però che puro giammai rimagna d'essi testimonio. O Ugolin dei Fantolin, sicuro è il nome tuo, da che più non s'aspetta chi farlo possa travignando scuro. Ma va via, Tosco, omai, cor mi diletta troppo di pianger più che di parlare, sì, ma nostra ragion la mente stretta. Noi sapavamo che qual'anima e care ci sentivano andar, però, tacendo, facea noi del cammin confidare. Poi fummo fatti soli, procedendo, folgore parve, quando l'aere fende, voce che giunse di contra, dicendo, anciderammi qualunque mi rapprende. E fuggì come tuon che si dilegua, se subito la nuvola scoscende. Come da lei l'udir nostre ebbe tregua, ed ecco l'altra, con sì gran fracasso, che somigliò tornar che tosto segua. Io sono a Glauro, che divenni sasso. E allora, per estingermi al poeta, in destro feci, e non innanzi, il passo. Già era Laura d'ogni parte queta, ed el mi disse, quel fu il duro camo che dovria l'uom tener dentro a sua meta. Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo dell'antico avversario a sé vi tira, e però poco val freno o richiamo. Chiamavi il cielo, intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pur a terra mira, onde vi batte chi tutto discerne. Grazie di nuovo Katrin, e ti ringrazio anche per questa lettura, perché hai teso molti fili, no? Mi hai fatto pensare che effettivamente questo canto, che mi è caro perché parla di Toscana ma anche di Romagna, poi non parla soltanto della decadenza, ma
ci dà un quadro anche geografico. Tu hai parlato delle metafore vegetali, delle immagini botaniche. Prima parlavamo di un canto fluviale, l'Arno, il Po, il Reno, cioè un canto che è anche tanto pieno di natura. E poi alla fine del canto, infatti, questi versi dicono: chiamavi il cielo intorno, vi si gira mostrandovi le sue bellezze eterne, e voi invece uomini guardate in basso, non guardate quel che vi sta intorno. E invece è un canto dove c'è un'apertura geografica quasi cosmica. E quando parlavi pensavo anche alle letture verticali, vertical readings della commedia, in effetti mi facevi venire in mente che questo quattordicesimo del paradiso, del purgatorio, è molto legato al quattordicesimo dell'inferno, sì, dove anche lì c'è il veglio di Creta, ci sono i fiumi infernali, c'è un'apertura cosmica enorme. E credo che fosse intenzionale da parte tua, ma insomma volevo richiamarmi alle letture verticali, perché in questo caso ci hai anche spiegato che a volte leggere la commedia verticalmente, no? I canti 14, porta a delle osservazioni, delle conclusioni critiche anche innovative, originali. Infatti, e poi alla fine questo finale del canto quattordicesimo del Purgatorio ci può ricordare anche il canto 14 del Paradiso, dove c'è l'immagine di Cristo, no? che appare proprio come scintilla momentanea, un'immagine della crocefissione di Cristo, l'atto salvifico che appunto riapre le bellezze del Paradiso ad un'umanità che l'aveva persa. Sì, peccaminosa. Ti ringrazio, ma a parte le mie osservazioni, magari c'è qualche domanda da parte del pubblico? Prego, allora cominciamo da lei. Sì. È una bellissima domanda, no? Cioè, il Cinquecento è un periodo in cui i poemi cavallareschi molto estesi, con che si possono associare all'ambizione poetica dantesca, no? Cioè, questa volontà di scrivere testi molto lunghi e di affrontare anche i temi dell'ispirazione religiosa, ma perché anche l'Orlando, no? Il Paladino, c'è dietro tutta la storia delle crociate, però possiamo dire. Naturalmente i due testi sono molto diversi fra di loro, però mi incuriosisce appunto che appunto quell'espressione, cioè quella terzina molto breve, cioè un po' atipica anche di questo canto, abbia attirato l'attenzione di Ariosto per volerlo rimodellare proprio come incipit al Furioso. E naturalmente il Cinquecento è un secolo in cui Dante viene pubblicato nei testi a stampa
più volte ci sono edizioni molto molto importanti della commedia che emergono nel Cinquecento, spesso pubblicati dalle stesse case editrici, come i poemi cavallareschi, quindi non so, cioè non sono, non conoscono con la stessa intimità il testo di Ariosto come quello di Dante, ma mi sembra appunto interessante ricordare quanto questo linguaggio dantesco abbia un'influenza importante nel Cinquecento, nei vari ambienti colti dell'Italia di quell'epoca. C'era una domanda anche da... Prego. In inglese, sì, va bene. Magari ti chiedo di rispondere in italiano per sì, tutto il pubblico. Certo, sì. Certo. Sì, allora sugli animali c'è una bibliografia molto molto ampia su questi animali appunto che rappresentano le città toscane. E, c'è chi li collega agli emblemi araldici, no? Cioè, immagini di bestie sono molto comuni nelle emblemi araldici e ci sono, cioè è possibile collegare qualche animale agli stemma delle città, ma non sempre perfettamente, quindi non c'è una corrispondenza perfetta. Poi ci sono c'è la citazione di Circe, per esempio, in questo canto, e nelle narrazioni classiche sulla maga Circe e sulle trasformazioni di esseri umani in animali di vari tipi, c'è l'idea appunto che la trasformazione più famosa è quella in maiali, però ci sono anche altri animali sull'isola di Circe, che c'è anche lì c'è una corrispondenza fra, diciamo, il vizio caratteristico dell'essere che si trova rispecchiato nella forma animale che assume quando beve il filtro magico. Ci sono poi anche altri commenti che riferiscono alla simbologia biblica dei vari animali. Quindi per Dante possiamo dire che, come vediamo qui in questa stanza, cioè, immagini animali fanno parte dell'esperienza quotidiana di un toscano, perché parliamo di Toscana, ma di un italiano, di un europeo nel Medioevo, e quasi tutti questi animali hanno un aspetto che può assumere un'enfasi più positiva e un'altra più negativa. Quindi anche la lupa, per esempio, no? E la lupa, vado subito alla forma femminile, per dire, perché sto pensando anche al primo canto dell'Inferno, la lupa è la madre, per così dire, di Romolo e di Remo, quindi ha un'importanza
positiva, ma nel primo canto dell'inferno la lupa è un simbolo di vizio che cerca di ostacolare il viaggio di Dante. E qui abbiamo i lupi che rappresentano Firenze, ci sono lupi che appaiono anche nel sogno del conte Ugolino. Quindi vorrei dire che Dante si rivolge molto facilmente ad esempi di animali, ma a me sembra che è un po' inutile cercare di dire questa, cioè, che ci sia una corrispondenza perfetta, simmetrica fra le immagini di questo canto e un testo specifico, un'immagine specifica nel mondo esterno al poema, che Dante vuole suscitare un riconoscimento di più possibilità interpretative quando ci parla di cani, di lupi, di volpi, eccetera. Ci sono altre domande? Prego. Certamente c'è un simbolismo animale, cioè possiamo dire che è una tecnica che si contraddistingue dalla tecnica del catalogo nel ritratto della Romagna. Qui è più... c'è un'assenza di dettagli, ci sono queste immagini, come dice lei, molto vivaci, molto memorabili, di animali selvatiche che senza nessun decoro, nessun... nei loro comportamenti. Bisogna ricordare, per quanto riguarda i nomi, cognomi, emblemi araldici, eccetera, bisogna ricordare che nel canto, nel Paradiso, i canti di Cacciaguida, che adoro, sono, cioè, il canto 16 del Purgatorio è praticamente una lista di cognomi,
però Dante ne crea una poesia sublima, cioè per Dante queste non c'è niente di banale nell'elencare nomi di famiglie nobili o famiglie anche modeste. È un atto di celebrazione molto importante. In un certo senso, forse la scelta di concentrarsi più sull'aspetto vizioso dei tempi presenti per la Toscana potrebbe averlo portato alle immagini animali generici senza precisare, cioè noi possiamo seguire il corso dell'Arno e quindi fare corrispondenze, però non dice che a Pisa ci siano volpi, se siamo noi che capiamo. E, mentre quando qui nella parte romagnola accenna a queste famiglie, a questi personaggi, vuole creare un'opposizione fra passato virtuoso e presente vizioso, mentre nel ritratto della Toscana in questo canto di passato non si parla, si parla di presente e si parla anche un po' del futuro, no? Della podesteria di Fulcelli di Calboli e quindi di quella esito così devastante della interferenza romagnola negli affari fiorentini, ma gli affari fiorentini sono già corrotti, sono già caratterizzati come quelli dei lupi e quindi Fulcelli non arrivava in una città innocente. Bene, allora devo anche fare un atto come rappresentante della Dantesca, cioè consegnarti davanti al pubblico la medaglia della Dantesca come nostra lettrice. Hai anche firmato il libro dei partecipanti alla sessione di quest'anno e quindi nuovamente ti ringrazio e ringrazio chi è intervenuto. La ringrazio la Dante.